Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, qualcuno mi ha criticato, dal suo punto di vista ha ragione, per il video che ho fatto su Sarri, che ho intitolato Sarri un perdente nato. Vi esorto cortesemente ad avere un po' di pazienza se avrete il piacere di seguirmi. Perché questo di Sarri perdente nato è solo l'inizio, è la punta dell'iceberg di una serie di video che farò per spiegare il mio disappunto e per spiegare appunto ciò che è accaduto, secondo me, negli ultimi tempi alla Juventus. Diciamo che avrei dovuto creare una specie di playlist, in particolare, credo che forse la farò. Perché se guardate il video singolarmente, senza contesto, potrebbe sembrarvi una cosa che non ha senso, ma vista nel contesto di una serie di video, avrebbe completamente un altro significato. Veniamo a noi, con questo secondo video di questa ipotetica serie che non ho ancora creato. Le delusioni di Max, potrei chiamarle, no? Le delusioni di Max. Max Montagna, che poi sarei io. Allora, non so se qualcuno di voi ha visto un meraviglioso film del 1993 diretto da Steven Spielberg, intitolato Jurassic Park. Credo che la maggior parte di voi l'avrà visto. Di fatto, Spielberg ha riportato in vita i dinosauri, perché quando abbiamo tutti visto nello schermo gigante del cinema, e poi magari qualcuno l'ha visto invece a casa, i dinosauri apparire davanti a Sam Neill e Laura Dern, gli attori protagonisti di questo film, probabilmente sono rimasti a bocca aperta. Perché è stato qualcosa di incredibile, specialmente per uno come me che ama gli animali, vedere i brontosauri, vedere i triceratopi, vedere i tiranosauri e i velociraptor in modo particolare. C'è una frase in quel film, detta da Sir Richard Attenborough, il fratello del mitico David, che è appunto il padrone del Jurassic Park, multimiliardario della Ingham, che deluso da ciò che è accaduto, perché i dinosauri sono praticamente fuggiti dalle recinzioni e stanno creando la catastrofe, mettendo a repentaglio la vita dei propri nipoti, che erano andati in visita per vedere il parco, dice che Jurassic Park ormai per lui era la stregua di un mercato delle pulci, cioè un qualcosa che ti inganna, che ti se fa sembrare che ci sia, ma in realtà non c'è. Perché il circo delle pulci, scusate, perché in realtà il circo delle pulci non esiste, perché le pulci sono invisibili, non si vedono, no? È la bravura di un affabulatore che ti fa credere che gioca con le pulci, ma in realtà non ci sono. Perché ho fatto questa lunga premessa? E mi scuso con voi. Ho fatto questa lunga premessa perché a me è accaduto esattamente questo. Quando la Juventus ingaggiò, pagando la clausola rescissoria di Pjanic dalla Roma, io ero estasiato, non mi vergogno a dirlo, ero estasiato, perché ero convinto che Pjanic, che per me era un ottimo giocatore nella Roma, ma non realizzato perché la Roma non era forte come la Juve, feci 2 più 2, sbagliando ovviamente, feci 2 più 2. Questo viene alla Juve, coi piedi che ha, in una squadra che è nettamente più forte della Roma, fa faville. Tant'è che il primo anno, il signor Miralem Pjanic, insieme a Khedira, insieme ad altri giocatori, ha contribuito ad andare in finale di Champions League a Cardiff. Questa cosa mi è rimasta impressa perché io poi l'anno successivo mi sarei aspettato una crescita esponenziale. Finale al primo anno, perdi la coppa, cresci in consapevolezza, hai voglia di rifarti, quindi cerchi di migliorarti. Età è incredibile perché aveva l'età esatta per diventare numero uno nel suo ruolo. Offerte da un sacco di squadre che lo volevano portare via subito alla Juventus, la Juve ha rinunciato. Io dissi giustamente, l'hai preso 32, te ne offrono 80, ma questo qui è un giocatore che ti ha aiutato ad andare in finale, lo devi tenere. Il problema è che questo giocatore, Miralem Pjanic, bosniaco, si è involuto. Improvvisamente
Forse per colpa anche di Allegri, che lo ha schierato trequartista, poi l'ha messo interno, poi l'ha messo mediano davanti alle punte, poi ha cercato di fargli fare il metronomo e poi dopo non ha capito come lo doveva fare. Insomma, probabilmente si è creata in lui, in Pjanic, una confusione tanta e tale, che ha messo in discussione se stesso. Io non ho altra motivazione e altra spiegazione per comprendere come un giocatore che ha i piedi di Pjanic, perché il fatto che Pjanic abbia dei piedi buoni nessuno lo può mettere in discussione, perché Pjanic non ha i piedi ruvidi di Matuidi, non ha i piedi di Ghisa, di Chiellini, non ha i piedi scarsi di Rabiot. Pjanic è uno che ha i piedi buoni, cioè la palla la sa trattare. Allora io mi continuo a chiedere, partita dopo partita, anno dopo anno, l'anno scorso e soprattutto quest'anno, a parte le prime quattro partite dove ha giocato da Pjanic della Roma, io voglio capire cosa è successo a questa persona. Alcuni dicono non c'è più con la testa, alcuni dicono voleva andare via ed è rimasto controvoglia, alcuni dicono io non so che cosa gli sia successo. Io non so. Io non ho la sfera di cristallo per andare a vedere oltre la realtà delle cose. Io posso soltanto modestamente giudicare le prestazioni di ciò che vedo. Se un giocatore fa una papera, un portiere fa una papera, una palla morta, la butta in porta, io devo dire che il portiere ha fatto una papera. Se un centravanti davanti alla porta, porta vuota, anziché buttarla in rete, la butta sugli spalti, io devo fare l'analisi di questo avvenimento. Io, vedendo giocare Pjanic quest'anno, l'unica cosa che posso dire è che è inguardabile. È inguardabile. A tal punto che non è più al centro del progetto come voleva all'inizio della stagione Sarri e lo sostituisce sistematicamente, anche, addirittura quando non lo fa giocare, perché ricordo, lo signori, che l'ultima partita decente che ha fatto la Juventus, ripeto, decente che ha fatto la Juventus, dell'8 di marzo, Juventus-Inter allo Stadium, Pjanic non c'era. Non l'ha fatto giocare. Quindi io mi domando e dico, se il giocatore più talentuoso, perché è di fatto il giocatore con i piedi più talentuoso della Juventus, fa schifo, non verticalizza mai, per chi non lo sapesse, verticalizzare vuol dire cercare i compagni in profondità, cioè avanti a te, non dietro a te o di lato a te. Pjanic ormai fa soltanto il compitino, il passaggino scolastico al giocatore che ha più vicino a sinistra o al giocatore che ha più vicino a destra o addirittura al giocatore che ha più vicino alle spalle, che sia Sandro, che sia Bonucci, che sia De Ligt o addirittura alcune volte addirittura che è Buffon o Szczęsny se c'è Szczęsny. Ora, noi abbiamo preso un centrocampista che avrebbe dovuto, nelle intenzioni della società, sostituire in tutto e per tutto Pirlo. Non come ruolo, perché sono diversi, inutile che venite sotto a scrivermi, fate i soloni, gli espertoni di calcio, perché non sono nato ieri, che non hanno lo stesso ruolo. Ma di fatto doveva essere il leader del centrocampo, perché Pirlo era il giocatore con i piedi più buoni insieme a Pogba, e c'era Vidal che faceva le due fasi, propositiva e interdizione. Qua abbiamo un Pjanic che sicuramente non è stato preso per l'interdizione, è stato fatto per proporre gioco. Addirittura molto bravo, molto più bravo di Pirlo in teoria negli ultimi 20 metri, mentre Pirlo era stato fatto diventare un artista davanti alla difesa, grazie anche agli insegnamenti di Ancelotti al Milan. Quindi, mi domando e vi domando, cosa è successo a Pjanic? Che cosa è successo a Pjanic? Perché io non potrei mai fare un video intitolandolo Pjanic fai schifo, Pjanic non sai giocare a calcio. No, non potrei, perché di fatto non è così. Ma però giochi da schifo, quello sì. Sì, gioca da schifo. Cioè, tu Pjanic giochi da schifo. Hai le potenzialità perché hai i piedi buoni. Hai le potenzialità perché non sei uno stupido, ma sei molle, non verticalizzi, sbagli i passaggi semplici, ti stanchi dopo poco che giochi, tiri indietro la gamba. Non lo so. Come lo definireste voi un giocatore che ha tutti questi limiti? Limiti mentali, limiti fisici, comportamentali, non tecnici.
non tecnici. Credo che i limiti tecnici che si sono evidenziati siano la conseguenza logica dei limiti mentali e dei limiti probabilmente anche fisici, per forza di cose. Non me lo so spiegare diversamente, perché ripeto, magari molti di voi leggendo Pjanic, sapendo che io gli do sempre due, perché fa schifo quando gioca, o addirittura ieri sera meno due, ma era provocatorio, lo dico a tutti coloro che vengono sotto a commentare che do i voti troppo bassi, cercate di guardare tra le righe, non siamo all'asilo, cercate di capire l'espressione del volto, il modo di esprimermi, il fatto che faccio anche un pochettino di goliardia, sapete anche voi che voglio rimarcare una prestazione negativa magari con un voto basso volutamente, lo so anch'io che Buffon ieri sera si sarebbe meritato più di 6, ma volevo rimarcare che la Juventus tutta è naufragata, questo esempio vi volevo fare. Quindi, morale della favola, io alla luce di quello che vi ho detto, ho smesso di sperare che Pjanic torni il Pjanic della Roma e del primo anno della Juve. Ho smesso, perché di fatto sono tante e tali le prestazioni scadenti di questo giocatore, sono talmente tante, che ormai è diventata una cosa atavica, una cosa incancrenita. Io credo che non se ne esca più. Io credo che l'unica soluzione sia cederlo il prima possibile a fine stagione, ma non lo dico con cattiveria, non lo dico con ironia, questa volta sto parlando seriamente. Io credo che Pjanic ormai si sia involuto, o perlomeno con noi si sia involuto, poi magari va al Paris Saint-Germain, va al Barcellona, non so dove lo vorranno, se lo vorranno e se lo prenderanno, e magari giocherà bene, ma sicuramente alla Juve più di tanto non potrà dare, perché lo sappiamo, la storia ce lo insegna. Nel suo piccolo ha fatto così anche Bernardeschi. Bernardeschi, il primo anno, ha fatto un discreto campionato. Poi anche lui si è eclissato. Ora, io non so se i giocatori mettono in campo anche i problemi personali. Vi ricordate Dybala l'anno scorso? Problemi col procuratore, cause civili, la fidanzata che lo aveva lasciato e tradito. E lui in campo si vedeva che non c'era con la testa. Quest'anno leggermente meglio. Non è che sia Maradona, però leggermente meglio. Pjanic qualcosa ha. Io non so che cosa abbia, perché non sono né il suo tutor, né il suo agente e non sono neanche un suo compagno di squadra. Quindi io dico solo questo. A meno che accada un miracolo, accada un miracolo, e improvvisamente lunedì sera a Bologna, Miralem Pjanic è il migliore in campo. La successiva dopo con Lecce ancora il migliore in campo, e poi ancora successiva, ancora, e addirittura a agosto con Lione, che è la partita più importante, è l'unica partita che attendo con piacere e con ansia, ve lo dico subito, a me del campionato non me ne frega niente, io sono coerente con le mie idee, che ne pensiate? Lo guarderò sicuramente, farò le analisi, farò le pagelle, con piacere tutto quanto, ma più per voi e per il canale che non per me stesso, perché sinceramente io mi sto un po' annoiando a vedere la Juventus, ma questa è una parentesi che apro e chiudo subito. Quindi, a meno che succedano miracoli, io credo che la storia di Pjanic alla Juventus, ahimè, si è terminata. Male, ma si è terminata. Perché, ripeto, non si può avere un giocatore che sulla carta ha del talento, vederlo giocare in questa maniera. Perché sinceramente, sinceramente, preferisco che faccia giocare Khedira rotto, Ramsey rotto, piuttosto che lui, o addirittura Betancourt, che non è un campione. Mettetevelo bene nella testa, Betancourt non è un campione, è un giocatore normale. Betancourt non è neanche più forte di Marchisio e sapete che io non stravedo per Marchisio. Marchisio era molto più forte di Betancourt, ma molto più forte di Betancourt. E voi sapete meglio di me che se a Marchisio non era titolare nella Juve di Pirlo, Vidal e Pogba, non può Betancourt essere titolare regista fisso della Juventus dove ci sono Dybala, CR7, De Ligt, Bonucci, Costa, Cuadrado e compagnia cantante. Ok? Quindi, Pjanic, te lo dico veramente col cuore, mi dispiace tantissimo perché io, e concludo, quando la Juve ti prese a parametro, scusate, clausola rescissoria dalla Roma, ero uno degli juventini più felici del mondo. Tre sono stati gli acquisti che mi hanno entusiasmato: CR7, Higuain e Pjanic. Se continuiamo così, alla fine non direi quasi che mi hanno deluso tutti e tre, ma poco ci manca. Buonasera a tutti.